Adesso sta riprendendo. Già riprendendo. Meno male che abbiamo tagliato, Ma sì. Quando ci eravamo riservati di deferire a te questo incarico. No, ma infatti io non ho sentito le prove l'altro. Cioè, questo organizzare, io devo fare, non devo fare così. Certo. Ma qui a casa mia Recanati non ce la faccio. Sta riprendendo tutto, anche quello che dico? Ci sta registrando. Io ho il mio avvocato. Sono io il legale di Poeta. Ma tua figlia, spiega un po' a Flavio che farà. No, non lo fa perché abbiamo tagliato la mamma parte. Ma scherzi? Ma no. Scusa, ma è un'occasione così importante. Lo so, però non lo so. Ma no, ma che. Ma Flavio, un'altra volta pure il tempo. Ma io questo è un tagliato come la parte di lei. Quindi questo richiamo di fare le parti, la parte di io, la paurina. È una cosa che. Se facciamogliela fare. Ma come mai? Tu di Shakespeare hai fatto Amleto con Giancarlo Giannini? Però tutto un po'. Poi ho fatto. Bravo. Solo in notte di destino? No, ho fatto il cinema. Esattamente. Il primo film che avevi fatto io e Gianna Nannini. Io facevo Oberon e Titania. Gianna Nannini che faceva Titania. E lei che faceva? Titania. No, io per un momento ho capito, io facevo Oberon e Titania, tutti io facevo. Facevo Oberon e Gianna Nannini. Gianna Nannini. Interpretazioni memorabili. Stiamo parlando di quanti anni fa? Vedi, c'è Paolo che ci sta riprendendo con la telecamera. Ah, beh. Non lo so, fate voi. Allora andiamo in scena, sennò. Certo. Ci mettiamo da una parte. Poi un po' aggressivo. Mettiamo fino alla fine. Sì. Sì. Sfattivi? Sì, dagli in Thank you.
questa giovane artista. Brava, ma scherzi. Quanti anni hai, Elisabetta? 22. Sei grandissima. Vergognati. La mia coppola, la mia ordinanza. Mai coppola. Mai senza. Vado a fumare di qua. Grazie. Il 29 giugno. Diciamo così rimane. Dillo. Mortalato, l'ho già detto, 29 giugno 2009. Siamo qui nella chiesa sconsacrata, non so come si chiama questa chiesa, San Vito, a Recanati, patrono di Recanati. Patrono di Recanati, dove il professor Flavio Bucci, medico chirurgo. Medico chirurgo. Non mi fate ridere che balla tutto. Sto piano seguendo. Nelle letture leopardiane. Col bisturi. Col bisturi. Questa sera avrebbe dovuto esibirsi sulla sommità del colle dell'infinito, ma a causa di, come dire, potenziali precipitazioni atmosferiche, il comune, anzi il centro studi leopardiano ha deciso di dirottare, di esibire in questa chiesa, dove io già sono stato altre volte, un bel posto. Vai. Vediamo anche a il nostro cameraman Paolo Gattini, detto il gatto. Concludiamo con un primo piano su di lui. Addirittura.